Bene, il capitolo 6 si chiama Non sono più me stesso. Va bene, Sebastian. Oddio mio. T'abbiamo inculato, vecchia puttana. Te e tutte le tue zampe. Ci sono quelle che fanno le seghe con una mano, quelle che le fanno con due, chi le fa coi piedi. Te, ragazza mia, sei una bestia. C'hai quattro mani e due piedi. E voi chi cazzo siete? Che cazzo volete? La donna delle pulizie? No, non è lei però. No, non è lei. Mi potete dire due parole? Perfetto. Altre siringhe negli occhi? Sì. Molto bene, molto bene. Siringhe negli occhi. Donna del... spaventata? Cosa hanno fatto al mio cervello? Non ha una bella cera. Deve prendersi più cura di sé. Vieni te a darmi le tue cure, guarda lì. Pippona. Pippona che non sei altra. Allora qua c'è un giornale. Vediamo un po'. Crolla il pavimento della chiesa. Crolla il pavimento della chiesa, nessun ferito. I presenti gridano al miracolo. Il pavimento della chiesa di Cedar Hill, o Cedar Hill, è crollato durante i restauri. Per i parrocchiani è un miracolo che non ci siano state vittime. Beh, cioè dipende, se non c'era nessuno in chiesa, ragazzi miei, puttana Eva, non è che ci possono essere i miracoli. Magari era vuota la chiesa. Fotografie. Fotografie, esatto, sì. Sì, fotografie. Ok. È la chiesa. E quello è un buco. Sembra in effetti un po'... vabbè. Qua ci sono dei problemi. Ma porca puttana allora. Beh, ma perché deve essere buio? Perché? Non è abbastanza buio. Ma dov'è la mia... oh! Cosa è stato? Non lo so, io corro. Dov'è la mia donna delle pulizie? Madonna santa benedetta. Stai bene? Lui è morto, lui sta morendo. Ha fatto un metro di fottutissima corsa. Dov'è la mia donna delle pulizie? Per favore, non mi posso neanche far salvare. Cara? Tutto a posto? Anzi, tutto a porno? Ho sporcato in bagno, potresti venire un secondo? Sei qua? Eccoti! Mi sono cagato addosso. Mi sono fottutamente fatto la cacca nelle mutande. Amore? Dove cazzo vai? Scusa. A parte che mi dici di prenderti cura un po' di me e tu non pulisci questo posto. Guarda quanti scarafaggi! Mannaggia a te e chi ti ha insegnato a pulire. Permesso? Si può? No. Ma che cazzo succede? Ah! Cos'è? Che cazzo è? Ragazzi, che ma dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Fatti curare, Sebastian, veramente. Oh, finalmente! C'è il bimbo dell'asilo. Ciao. Leslie. Leslie? Leslie. Sebastian. Sì. Sebastian. Sono io. Sono io. Sebastian. Sono io di nuovo. Oh merda! Che faccia da culo che c'hai! Aspetta, ma era la mia. Pensa che faccia di merda che c'ho. Dove cazzo siamo? Sebastian. Sebastian. Adesso ti chiamo io, figlio di puttana. Leslie. Allora, saliamo qui. Io sento odore, cioè sento
rumori di aria aperta. Oddio, questo è un arpione. Ho trovato un arpione. Uno. Ho trovato un arpione. Un arpione ho trovato. Non 17. Ne ho trovato uno. Cazzo. Senti i corvi. Mannaggia i corvi. La luce del sole, ragazzi. La luce del fottuto sole. La folle del fottuto luce. No, aspetta, ho sbagliato. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Oddio, ragazzi, aria aperta. Fino al merda. Come si suol dire in questi casi. Capitolo 6, non sono più me stesso. Sì, ed era più bello in foto. Ma guarda, in realtà è molto carino come posto questo. Adesso mi butto di sotto, così finisce tutto. Forza, Sebastiano. Se non mi dà niente qua, che sono mai fatto salire qua sopra per un cazzo, te lo giuro, guarda che... Ah, ecco. Due fottuti... Ma vai a fare... Vai a fare il falegname, zio caro. Allora, io questo spero che ce l'abbiano messo. No! Ok, ho trovato una chiave. Ho trovato una chiave, ma... Cioè, ho spaccato... L'ho spaccata, io credevo che... Vabbè, lui ormai è morto, eh. Una chiave, posso aprire, mi danno qualcosa, posso tornare nel mio... Dalla mia donna, per favore, la mia donna delle pulizie, per l'amor di Dio. Fatemela... La voglio abbracciare. Sebastian, stai morendo? Cristo? È dall'inizio del gioco che non stai all'aria aperta, ormai l'aria pulita ti fa cagare, vero? Porco schifo. Cosa sono stati questi due spari? Ci sono cacciatori abusivi qua? Porca puttana. Cosa hai fatto, Sebastian? Apri sta porta. Oh, santo il cielo. Ha fatto bene. Ci stai, fratello? Guarda, la mia ormai è andata a fare in culo, quindi la tua... Ma ora inizio ad abituarmi. Siamo proprio una bella coppia di frosci. Vabbè, Kidman ormai chissà dove è andata. Sono svenuto. Oppure. Credo che tu ti sia trasformato. Oh, finalmente. Mi mancavano i figli di Troia. Mi mancavano proprio. Vieni, entriamo. Sì, anche con una certa rapidità, magari. Se non vi scoccia. Sti figli di Troia? Quanto sono brutti? Sono più brutti del normale. Oh, questo è il tuo pane. Ci diamo una mossa, magari? Non sai com'è. Questi sono rimbiciliti come... Quanti sono? Quanti cazzo fottuti sono? Quanti sono, raga? Quanti sono? Quanti sono? Guarda questa. Guarda, questa non riesce neanche a stare in piedi. Ci sto provando. Mi serve un po' di tempo. Ah, sì. No, io immaginavo. Ah, troia, puttana. Ottimo. Te muori, troia. Te non hai da morire. Ok, madonna. Devastati. Scusi, dagli un fottuto pugno! Continua a coprirmi. Sì, io ti copro. Però te devi dare una mossa. Madonna, sarò devastato questo. Scusa, permesso, fammi pigliare. Scusa, Però, andate a fare in culo tutti. Ho preso un trofeo. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Che cazzo succede? Ok, perfetto. Ottimo. Mi fa molto piacere questa cosa. Intanto ho preso la vita, perfetto. E il congelatore. Perfetto. Immaginavo, visto... Non so, mi sembrava un congelamento. Dardo della balestra agonia che congela temporaneamente i nemici. Il bersaglio esplode al termine del congelamento, tranne per alcune tipologie di nemici. Tienili lontani, io penso alla trappola. Ce ne sono almeno il doppio. Hai tempo di lamentarti? Oddio, ragazzi, sono veramente tanti sto giro, Se tu cadi mi fai un favore, ciccione di merda. Ok. Brucia! Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta.
Ce l'ha fatta. Lo stronzo. Ce l'ha fatta. Oddio. Oh, grazie al cielo. Mi fai salvare, per favore. Non possiamo continuare così. Io dico che dobbiamo uscire di qui il prima possibile. Sì, immagino. Che ne dici della torre? Possiamo farci un'idea del posto? Sì. Qualsiasi posto sarà meglio di questo. Ah, di quello non c'è dubbio, eh. Però secondo me... Oh, il fucile da cecchino. Questo insolito fucile a otturatore girevole con mirino è vecchio ma ben tenuto. Oddio, qua c'è uno specchio. Mi ci fa andare? Proviamo a salvare. Come prego? Puoi venire a casa con me se vuoi, io non ho assolutamente problemi, anzi, sarei molto contento di accontentarti, amore. Allora, avevo trovato una chiave. Io apro questa. Completamente. Ecco, l'unica che non potevo aprire, l'ho aperta. Cosa c'è dentro? Non mi serve! Ho bisogno di munizioni. Ok, torniamo da Joseph, come cazzo si chiama. E vediamo. Innanzitutto ciò. Cioè, ho 5 proiettili, ragazzi. Ma io che cazzo ci faccio con 5 proiettili? Proseguiamo. So, dovremmo andare avanti, suppongo. Stiamo attenti. Potrebbero essercene molti. Come non detto, vero? C'ha la balestra. Quello c'ha la balestra, ragazzi. C'ha la fottuta balestra. Vabbè, te sei da solo. Ti picchio e scappo. Bravo, Joseph. Così, cazzo. Faglielo il buco di culo. Te. Ok, così. Vieni da Joseph. Vieni qua. Vieni qua. Forza, Joseph. Spaccalo. Cosa fai, Joseph? Che cazzo fai? Joseph, è qui. Questo. Questo. Bravo. Ottimo. Mi sei piaciuto. Credo che sarà la mia prossima tattica. Là ce n'è un altro, però un attimino, per favore. Io ho aperto questa porta completamente senza... Aspetta, scusa. Boom! Ottimo, perfetto. Era proprio quello che volevo succedesse. Aspetta, ricarica un attimo l'arma. Ma che cazzo fa? Oddio, mi ha tirato la sorella. Mi ha tirato. Ok, dovrebbe essere morto, ma io nel caso faccio questa cosa... Lo distruggo ancora un po'. Il fatto che sento una motosega mi spaventa. Grande Joseph. Sì. Dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare. Perfetto. Allora, dato che sparano, almeno mi dicono che sparano. Ah, in quel senso sparano dall'alto? Perfetto. Ora cerchiamo di capire da dove viene chi spara. Da là sopra probabilmente. Eh sì. Ok, perfetto. È morto. Non abbiamo speranze se non eliminiamo le altre batterie. Ottimo, così va bene, va bene. Bisogna sfruttarlo, ragazzi, lui, perché sennò questo da dove cazzo viene? Ottimo, grande lavoro di squadra, ragazzi. Grande lavoro di squadra. Mi piace così. Occhio! Però l'ho ucciso. Ok, l'ho preso! Avevo rimasto un fottuto colpo. Levati dai coglioni. Coglione. Perfetto. Oh, cioè è lì. Joseph dietro. Dietro di Joseph, dietro di te. Ottimo. Perfetto. Perfetto. Ok. Dovrebbe essere l'ultimo quello.
Che cazzo succede? Cosa succede? No, non ci credo. Ancora sto figlio di una gran bagascia? Merda. E io mo che cazzo faccio? Io ti sparo questo. Scappa. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente, giuro. Giuro che non ho fatto niente. Dio buono. Ma devastato. Devastato. Cioè, proprio ha sfiorato appena. Io sono volato via. Brutta faccenda, ragazzi. Bruttissima faccenda. E Joseph dove andà? Non mi può dare una mano, quel santo uomo. Vieni, vieni qua. Vieni qua. Babbone di merda. Sì, sì, sì. Sì. Vai un altro. Dai di prepotenza. Scappo Sebastian. Santa Madonna. Sì l'arpione. Sì l'arpione nel panzone. È morto? Oddio è morto. È morto ragazzi. È morto il figlio della merda. Cioè oddio non so se è morto ragazzi. Cioè potrebbero esserci le muti. Ah. Non fatico a crederci io eh. Perfetto. Dimmi. Chissà che cazzo c'è. Ci sarà, boh, conoscendo The Walking Dead, un mostro in mezzo all'ascensore. Perché fuori da casa mia urlano? Oh, delle munizioni, no. Ma vale a fare in cucina, incredibile. Sono una bestia, ragazzi, una bestia. Però aspetta, fammi prima di tutto raccogliere i fiammiferi e poi fammi passare. Qua c'è la mia amica. C'è la mia amica. Perfetto. Ah, ok. Ottimo, abbiamo trovato un altro. Diario di Sebastian Castellanos, 17 maggio 2016. Mira, siamo sposati da 8 mesi e tu, piccola Lily, sei il risultato del nostro amore. Non vedo l'ora che passino questi 2 mesi, così potrò finalmente vederti. Ma devo ammettere di essere un po' spaventato. Ho affrontato molti pericoli del mio lavoro, ma sapere che tra poco diventerò padre mi spaventa moltissimo. Minchia. Ho promesso di amarti e proteggerti con tutto me stesso, fino alla fine dei miei giorni. Affronterò questa fase della mia vita, come tutte le cose importanti, con tutto il cuore e dando il meglio di me. Sappi solo che tua madre e io ti amiamo già e siamo ansiosi di darti il benvenuto in questo vecchio pazzo mondo. Più che vecchio, direi veramente pazzo. Però io, la mia donna delle pulizie, un saldo dalla donna delle pulizie ce lo faccio sempre, ragazzi. Proprio per principio. Cosa succede? Perfetto. Altro da dire, signorina? No.